Per la gamma Predator è stato presentato anche il primo notebook curvo da parte di Acer, che come vediamo ha vinto il premio come maggiore sorpresa. Abbiamo a che fare con un prodotto ovviamente destinato a un mercato, diciamo, di nicchia, per chi è ovviamente disposto a spendere tantissimo. È un vero e proprio computer da gioco con prestazioni molto probabilmente anche superiori al fisso che avete a casa, magari anche su da gaming, o perlomeno così nel mio caso. Il primo, come detto, notebook curvo, quindi display 21 noni con risoluzione 2560x1080, con diagonale di 21 pollici, tecnologia che traccia il movimento dei nostri occhi e, come vabbè, era facile capire, tastiera meccanica con pulsanti programmabili, ottimo feedback da parte, diciamo, a livello tattile. E altra chicca interessante è la presenza del touchpad sulla parte destra, che però è possibile rimuovere estraendolo dalla parte inferiore, ruotarlo e agganciarlo come un tastierino numerico. Il tutto, vabbè, con i soliti LED sotto che contraddistinguono, diciamo, i computer da gaming. Lo schermo ha tecnologia G-Sync, anche per quanto riguarda il lato audio abbiamo ben 4 speaker di alta qualità, SoundPound 4.2. E vabbè, la parte video è gestita da due GTX 1080 in Sly, quindi un prezzo comunque molto alto per un prodotto destinato, come detto, a pochi. Prodotto veramente molto grande, tra l'altro, possiamo vederlo in azione. Vediamo che, vabbè, quando parte ovviamente la tastiera si illumina ed è possibile giocare in tempo reale. Al di là della sessione di gioco, comunque, è meglio andare a vedere lo spessore e quello che riguarda le dimensioni di questo prodotto, che è veramente grande. Una volta chiuso troviamo il logo Predator sulla parte posteriore, illuminato. Andiamo a vedere lo spessore. Dunque, come vediamo, un prodotto molto spesso che ha sulla parte posteriore delle feritoie per la reazione. Ovviamente per alimentare due GTX 1080 c'è bisogno anche di un adeguato sistema di dissipazione per evitare surriscaldamenti quantomeno al lato della tastiera. Non a caso, infatti, quando aperto, come abbiamo visto, c'è dello spazio tra la tastiera effettiva e quella che è la parte computazionale, le schede grafiche si trovano nella parte inferiore. Dunque, un Predator 21X con prezzo non ancora comunicato, perché la configurazione varia in base al paese. Prodotto destinato a pochi, come detto, però comunque interessante, già ha fatto un piccolo record, come vediamo, perché si tratta del primo notebook curvo sul mercato.